tutti, lui e le Supi, e insieme siamo il me contro te. E oggi, come potete vedere dal nostro risveglio qui a letto, vivremo la nostra morning routine. Ma non sarà una morning routine qualunque, ma la nostra morning routine al contrario. Infatti ci scambieremo le vite per un'intera mattina e Sophie vivrà la mia morning routine mentre io vivrò la morning routine di Sophie. Non sappiamo cosa accadrà, ma una cosa è certa, sarà super divertente. Quando lui si sveglia fa esattamente così: mette le ciabatte, corre nella sua cabina armadio, va a mettere due cose a caso. E poi sapete cosa fa? Adesso ve lo mostro. Ovviamente adesso non posso andare nella mia bellissima cabina armadio piena di scarpe, vestiti e borsette, ma dovrò andare nella cabina armadio di lui, che è una specie di scatoletta per il tonno. Cosa? Ma che stai dicendo? Sì, andiamo. Ma come? Ma aspettami un attimo, caccia via. Eccomi qui, benvenuti nella cabina armadio più piccola del mondo. La cabina armadio piccola del mondo. La cabina armadio. Ho capito, però è ben organizzata. Sì, certo. Allora si fa così: si vanno a sciogliere i vestiti alla cieca. Ci si chiude gli occhi. Si fa così come lui. Ok, ok. Ho trovato qualcosa. Sì. Questi qua. Perfetto. Pantaloncino, maglietta. Un attimo che mi cambio. Ciao a tutti, sono lui. Wow, ma sei vestita benissimo. Come benissimo, lui? Ho indossato le prime cose che ho trovato a caso. Comunque, sapete qual è la prima cosa che fa lui dopo essersi vestito in un attimo? Va a controllare se gli sono arrivati i pacchi. E non so come faccia, ma gliene arriva uno al giorno. Io sinceramente, ragazzi, non mi vesto a caso. Stiamo per andare nello stanzino dei pacchi, ma chissà cosa ci sarà oggi. Oh! Non ci credo. Cosa? Lui? È arrivato qualcosa di inaspettatamente stupendo. Ma cos'è questo mega pacco Pokémon? Non ci posso credere, queste sono le mie nuove carte dei Pokémon, Scarlatto e Violetto. Sono arrivate proprio il giorno in cui Sophie fa la mia morning routine. Questo significa che le dovrà spacchettare lei. Oh sì, le carte dei Pokémon e io farò l'unboxing. Ma questo pacco è grande quanto te? Sì, ci hanno mandato delle carte speciali, praticamente giganti, che non vedo l'ora di mostrarvi. Wow. Ok, sono un po' pesanti. Eccomi qua, ok, ce l'ho fatta. La nuova espansione Scarlatto e Violetto è disponibile da adesso ed è fighissima, perché è la prima espansione in cui vengono raffigurati i Pokémon provenienti dalla regione di Paldea. Queste qui sono le carte giganti che ci hanno regalato, ma sono delle carte speciali. Quelle originali che invece potrete trovare voi sono queste qua. Wow, sono stupende. Quale apriamo? Apriamo questo qui. Fermo, fermo, faccio io. Ti ricordo che è la mia morning routine. Sì, sì, lo sappiamo. E voilà. Vediamo cosa hai trovato. Sono stupende, sono una più bella dell'altra. Wow, bellissime. Cacciofina, tieni, tutto tuo. Ti ricordo che io non sono Sophie Cacciofina, sono lui. Ok, apri, apri. Sarà super soddisfacente, guardate, si apre da qui. Devo tirare questa leva e il gioco sarà fatto. Vai, vai, vai. Uno. Beh, non è stato poi così soddisfacente. Qualcosa non ha funzionato. Un attimo, sto per rovinare tutto il pacco, che peccato. Ecco qui. Diciamo che io non sono proprio brava a fare gli unboxing. Lo sto vedendo, dove stai distruggendo tutto il pacco. Fa pazienza, perché tanto questo qui è il mio pacco, posso farci quello che voglio. No, 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 ma dopo rimarranno a me le carte, quindi non roviniamo niente. Lui? Sì? Dentro ci sono delle carte giganti. Vai, vai, vai. Non hai idea, eh. Wow. Immaginate giocare con delle carte così grandi. Ma sono bellissime. Wow. Praticamente se ne metti due, una sopra l'altra, è la mia altezza, proviamo. No, vabbè, guarda che belle. Sono alte come me. Fuecoco. E voilà, queste qui sono tutte le nostre carte. Sono bellissime. Mi viene voglia di metterle tutte per terra e fare un tappeto. Un tappeto di carte, è il mio sogno. Con questa nuova espansione ritorna la meccanica di gioco dei Pokémon X, che appariranno in ogni fase dell'evoluzione e avranno alti HP, oltre a potenti attacchi e abilità. Però se un Pokémon X viene messo KO, rinuncia a due carte premio invece di una. Ragazzi, io sono letteralmente innamorato. Queste carte sono stupende. Sì, 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 ma lascia stare, lui. Cosa lascia? Mollale, mollale. Ok. Ti ricordo che sono io lui. E qui comando io, perché questo qui era un pacco con scritto lui. E questa qui è la mia carta preferita. Guarda qui, c'è il cagnettino tenerissimo.
che è troppo carino. Potrei mettere questa carta con una cornice e farci un quadro. No, 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 ma questa è la carta più forte. Io prenderei questa qui. Questa sarà anche la più forte, ma di sicuro questa è la più tenera. E ti dirò di più di questa carta, non ho soltanto quella finta, ho anche quella reale per giocarci. Carta piccola contro carta gigante. Questa mattinata inizia veramente col botto. Essere lui ci sta dimostrando essere stupendo. Se anche voi volete prendere la nuova espansione Pokémon di Scarlatto e Violetto, correte a prenderla, è disponibile da adesso. Beh, ma dopo aver visto cosa combina lui ogni mattina quando si sveglia, è il momento di farmi vedere cosa combina Sofia ogni mattina. E dovrò farlo io, non ci posso credere. Ok, allora, per prima cosa va in bagno. E lì inizia una sorta di tour de force di ore e ore dentro quel bagno. Ma io che devo fare in bagno tutto quel tempo? Sai, qualcuno ci tiene alla propria pelle, ai propri capelli. Sicura, non come te, che l'ultima volta che avrei messo una crema idratante sarà stato quando avevi un anno. Beh, neanche. Ma lascia fare a me, so io come si fa una skin care. Un attimo, perché mi aspettavo che ci fossero meno prodotti qui. Sono un po' tanti. Allora, dobbiamo mettere queste goccine da qualche parte. Sono per la gola. Ma quale gola? No, è una crema. Ok, allora. Schifo, mi sento già tutto unto. Lo sopporto. Quello lì è un siero, lui. Un siero? Si è diventato tutto rosso. Ok, va bene, niente siero. Poi ci sono qui altre cremine. Questa non mi piace perché è verde, sembra tipo crema di pistacchio. Ok, lasciamola perdere. Lui, stai facendo tutto male, tutto sbagliato. Per prima cosa bisogna detergere il viso. Si prende un dischetto di cotone, si mette questa qui, l'acqua micellare, e si va a tamponare per tutto il viso. In questo modo. Ok, capito? Grazie. Dopo aver fatto questo step, si passa al prossimo. Bisogna rinfrescare il viso. Ma già sono rinfrescato, ancora no, più rinfrescato di così. Si prende questa qui. Che cos'è? Acqua fresca. La lacca. Acqua. Ok, vai. E che devo fare? Ah! Vedi? Vedi? Ah! Com'è? Bellissimo. Cos'è? Adesso sono tutto bagnato. Non capisco a che serve. Non devi toglierla. L'acqua dello idrotox. Deve andare in profondità. Sì, ma... Tieni, asciugati. Ok, grazie. Ma... Cos'è? Una mini tovaglietta? Lui, la tovaglietta del viso. La tovaglietta per chihuahua. Ma quale chihuahua? La tovaglietta per asciugarsi il viso. Oh ragazzi, la situazione è più complicata del previsto. Questo non ha mai visto nulla di skincare. A questo punto ci sarebbero vari step che ho capito che devo risparmiarti. Tipo? Tipo il contorno occhi, tipo il gel per le ciglia per farle crescere più folte, tipo il burro cacao, siero per la pelle, siero dopo crema, il siero crema crema, la crema prima della crema e poi il tonico dopo la crema. Insomma, lasciamo perdere. Mettiti soltanto un po' di crema idratante e basta. Va bene, prendiamo la crema idratante. E qual è questa? No, questa no. È lo struccante. Ok, e questa qui? No, questa qui è una maschera. Vabbè, però sono tutte uguali, questa. No, questo qui è il contorno occhi e il caffè. Questa? Questa, bravo, sì. Questa okay, è una crema idratante. Ok, prendiamo la crema idratante. Sì, bravo, almeno questa sai metterla. Ora devo mettere tipo crema solare? Lui, ma non avevi messo neanche una crema? Ma no, la crema per il viso. Comunque sì, la stai mettendo bene. Ok. Vabbè, mettiamola per bene così. Sì, va bene, va bene. Ma le sopracciglia hai un pezzo di crema. E vabbè, che ci fa? Saranno delle sopracciglia delle morbide e cremose. Sono pronto. Abbiamo finito? Possiamo andarci a cambiare? No, 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 no. Cosa c'è ancora? Bisogna sistemarsi i capelli. Non vorrei mica uscire con quei capelli da pazzo. Bisogna metterseli in ordine. Che cosa hai in mente? Tieni la piastra per capelli. Cosa? Hai una piastra glitterata? Beh, dire glitterata è un oltraggio, lui. È piena di strass, non vedi? Ma cosa ci devo fare con una piastra così? Ok, devo ammettere che è molto bella, ma più che altro sembra tipo un microfono da superstar. Non sembra una piastra per capelli. Bisogna maneggiarla con cura, perché questi qui sono strass attaccati a uno a uno. Bisogna averne cura, perché se per caso uno strass dovesse cadere... Ok? Ok, ok. Ma la vera domanda è, io che cosa devo piastrare? Quei capelli cortissimi, non riesco neanche a prenderli con questa. Il ciuffo?
ciuffo, il ciuffo. Il ciuffo? Dai lui, no, vai, non vai. Posso piazzare il ciuffo per favore. Dai, un bel ciuffo liscio. No, ma come faccio a piazzare il ciuffo? Insomma, io ho un mio stile, ho un mio air. Aspetta, ho capito! Se non vuoi piastrare possiamo arricciare. No, voglio piastrare. Sofì, no, posso che stai attaccando. Posa quel coso. No, che cos'è? Ma che cos'è la spada laser? Vieni qua, bambino. No, per favore. Aiutami. Mi sono arricciati. Guarda, il mio ciuffo era già bellissimo così. Non c'è bisogno delle spade laser Master 6000. Direi di lasciar perdere i capelli. Qual è il prossimo step della tua morning routine infinita? Vieni pure. Wow, il regno di Sofì. Finalmente posso essere dentro la sua cabina armadio senza essere cacciato. Eh sì, ma non è chiaro perché stiamo facendo questo gioco. Tu puoi toccare tutto quello che vuoi. No, ti dirò io cosa devi indossare. Ma tu non ti azzardare minimamente a mettere un po' di disordine. Dietro di te sembra tipo un negozio. Credimi, per ora è in disordine. Sono ancora più ordinata. Sì, ok, ma cosa devo indossare? Ecco qua. Ma cosa hai scelto? Dei vestiti pregiati ed eleganti? Una t-shirt e un pantalone di tuta. Ma scusa, ma con tutte le robe che c'hai qui nella cabina armadio, vestitini, camicie, camicette, mi fai mettere la magliettina rosa? Aspetta, perché con questo outfit ci sta benissimo anche questo. Ma che cavolo, che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Ti sta benissimo! Il cerchietto! Vabbè, ho capito, mi cambio, datemi un attimo. Trasformazione in 3, 2, 1. Aspetta, ti do anche queste ciabatte, così sei perfetto. Ma che schifo. Sì, abbiamo un piccolo problema di taglie, più che altro. La misura dei vestiti non coincide esattamente con le mie dimensioni. Sei perfetto! Ma come perfetto? Vuoi abbinarci una borsetta? Pure la borsetta. Se vai in giro devi avere una borsetta. Quale sarebbe? Posso prendere io una a caso? No, prendo tipo questa. Non toccare. Ho detto non toccare. Come dice mamma Rocca, si guarda ma non si tocca. Ci ho ripensato. Non posso darti una borsetta. Perché? Sono troppo pregiate per essere nelle tue mani. Ma la sentite? La state sentendo? Cosa pronuncia da quella bocca? Cosa esce e da quella bocca? Puoi utilizzare questo. Cosa? Ma posso usare un sacchettino come borsetta? È molto cool e alla moda. Ok, grazie mille, gentilissima. È finita la morning routine? Ma secondo te io esco con quella faccia? E che cosa c'ha la mia faccia? È giunto il momento di truccarsi. Oh no, per favore, truccarci no. Dai, no, non c'è bisogno di truccarsi. No, sì. ti prego. Ma perché? Va bene, arrivo tesoro. Questa qui è la mia postazione make up. Sono i trucchi che utilizzo più spesso. E qui dentro invece ci sono tutti gli altri. Wow, ma che ci fai con tutti questi trucchi? Importanti. Ma li provi tutti ogni volta? Li indosso tutti, noi. Possiamo truccarci per favore? Basta con sta morning routine. Comodati, ti trucco io, vieni. Ecco qua, mi serve un pennello. Prendiamo il rosa. No. Chiudi l'occhio. Nell'occhio. Certo, ti prendo per bisogno truccarti, ok. È solo che così non vedo cosa sto riprendendo. Sto riprendendo. Ok, sì. Okay. Voilà. Ora sì che mi sento Sofì. Sei fantastico, mettiamo pure un po' di rossetto. Ma l'hai messo uno schifo. Vabbè, mi sistemo io, ma scusami, ma così. Ecco qui, rossetto. No, Sofì, non è che devi truccare a caso, già faccio schifo. Tutto rosa. Sto benissimo, aspetta che metto meglio il cerchietto. Forse dovrei metterti anche un po' di blush. Per il blush? Cos'è il blush? Cos'è il blush? Carino, ecco qua. Ok, grazie. E quindi questa è stata la nostra morning routine. Direi che possiamo andarci a cambiare, perché non voglio più rimanere vestita così neanche un attimo. Speriamo anche di essere riusciti a trovare un sorriso. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao.